Oggi qui a Comignago salamelle alla Belen e vino a De Martino, alla De Martino. E lei, e scusa la farfallina, ah ecco, quindi salamelle alla Belen, scusa la farfallina, e vino a De Martino. E lei è il poeta, scusi, posso riprendere? No, sono proprio io. Non è lei che ha composto questo? L'abbiamo fatto insieme. Con chi? Con il signore qui? No, non c'è adesso. Non c'è. Allora, quante le salamelle sono state, hanno avuto successo? Ma guardi, l'importante era coprire quello che abbiamo speso. Abbiamo superato, penso che è andata abbastanza bene, insomma. Ho capito. La farfallina invece non la coprite, diciamo. Quella... Sarebbe meglio coprirla, però lasciamo perdere. Ah, ecco appunto. Invece il vino De Martino pure. Che, ah, sì, vino. Che vino c'è qui in zona a Comignago? Guardi, c'è un vino rosso? Una volta avevamo le vigne nel paese, poi dopo con l'andare degli anni l'agricoltura è finita. Ah, è finita. I vecchi sono purtroppo morti e i giovani non hanno più voluto continuare. Però era un qui in zona che vino c'è? Che Il Gattinara. Più vicino a noi, diciamo. Ho capito. Che è buono come vino. Che con la salamella di Belen sarebbe un buon sì, sì, si sposa, no? Si sposa bene. La ringraziamo e complimenti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ed eccoci qui, buonasera, con il sindaco di Comignago e architetto lei, eh? No. Dottore, medico, dottore, no, ho sentito in un'altra intervista. E come sta andando la serata? Benissimo. Poca gente, sì. Tranquilla. Si aspettava forse più gente? Non si sapeva all'inizio quanta gente sarebbe arrivata, comunque è venuta parecchia. E adesso si stanno aspettando i fuochi, no? I fuochi d'artificio. Sì, saranno sicuramente sul tardi. A mezzanotte. Sì. Però la festa mi sembra andrà avanti fino alla mattina. La festa sono fatti loro, è aperta. Ok, la ringraziamo e complimenti, è un paese stupendo. Mi piace, l'unica.